è partita la grande, l'Olimpiade dei giochi di strada e la festa della musica a Rione Poggio. Migliaia di persone sono affluite qui in questo rione e lo stanno animando in maniera straordinaria. Una festa bellissima che promette ancora di più per quando diventerà più tardi. Credo che la partecipazione di tante associazioni, di tanti ragazzi, di tante persone sia la dimostrazione più evidente della voglia, del desiderio di vivere in allegria che questa comunità aspira ad avere per il futuro. Noi crediamo che questa sera abbiamo rimesso in discussione una certa concezione del modo di fare attività, di fare spettacolo, di fare iniziative, di fare in modo che i protagonisti siano i cittadini di ogni età, di ogni categoria sociale. E credo che aver messo insieme tante associazioni, ma anche il mondo dell'imprenditoria, sia sicuramente un fatto straordinario. Questa sera a questo evento hanno partecipato i commercianti del Rione e la Matera Arredamenti, che ha contribuito con il suo impegno nel sociale a fare in modo che tante persone oggi potessero vivere un momento in allegria e spensieratezza, in gioia. Ecco, queste vi appoggio a quest'ora, alle 8 di sera, piena di gente che passeggia, che ascolta musica, che ha partecipato attivamente a tutte le attività. Insomma, un qualche cosa di straordinario. Giovanni, perché il tuo impegno nel sociale? Beh, è la nostra filosofia praticamente, da sempre il nostro impegno nel sociale, perché noi attuiamo un concetto molto semplice: intanto se cresce il territorio cresco pure io, quindi se noi aiutiamo il territorio a crescere sicuramente crescerà anche la mia azienda. Ma poi un altro concetto forte che io porto avanti è lo scambio in abbondanza, cioè quello di dare al territorio senza pretendere al momento di avere indietro qualcosa. Intanto scambiamo, intanto dare, è un nostro modo di fare, è stata sempre la nostra filosofia aziendale. Se posso fare tutto questo devo anche ringraziare i miei collaboratori della Matera Arredamenti, se mi permettono di poter stare qui oggi. Loro stanno lavorando per noi in questo momento e grazie anche ai momenti formativi che io faccio anche nel territorio, sempre nell'ottica di far crescere il territorio, quindi delegare in aziende in modo che l'imprenditore possa poi dedicare anche al marketing relazionale. Questo è l'altro concetto: marketing relazionale, marketing emozionale. Beh, stasera abbiamo scambiato emozioni. Grazie a te.